allora li ho messo, non puoi, non devi mettere braccialetto. E quindi buonasera a tutti e benvenuti alla Festa dei Campioni 2015-2016. Siamo qui a Bellarige Marina al Becky Bay per consegnare qualche coppa, qualche medaglia ai campioni della Federazione Italiana Pallavolo dei campionati organizzati da Rimini e da Forlì Cesena. Invito qui di fianco a me sul palco il presidente della Federazione Italiana Pallavolo del Comitato di Rimini, Paolo Faini. Un applauso per Paolo. Ci sta. Ciao Paolo, buonasera e benvenuto. Paolo, ti lascio questo pubblico meraviglioso questa sera. Ciao Ale, grazie, buonasera a tutti. Saremo velocissimi perché abbiamo un sacco di premiazioni, ma il bello è dopo con i balli, quindi non stiamo a perdere tempo. Ale credo che ringrazierà dopo tutti chi ci ha aiutato nella serata. Io vorrei invece ringraziare fondamentalmente i miei consiglieri che sono qui presenti, non tutti, Ale che qui fa il presentatore, Alessandro Zanchi, c'è Barbara Bronzetti fra il pubblico, purtroppo non c'è Mascella Fosco e Roberto Parri occupati per altri impegni lavorativi, e invece infine vorrei ringraziare anche Paola e Michele, i nostri validissimi collaboratori del comitato che sono stati gli artefici di questa serata. Grazie a loro. Un applauso. Vai con le premiazioni. Bene, allora partiamo nell'ordine con queste premiazioni. Ringraziamo, oltre a Becky Bay che ci ospita con Edo e Lu, Icaro TV che registra e che manda questa serata sul canale 91. Ok, allora partiamo subito con il primo campionato da premiare, che è l'Under 11. L'Under 11 premia il presidente della federazione Paolo Faini, premia l'Idea Volley Rubicone Rosa, che preghiamo di venire sul palco passando dalla vostra destra. Prego, Idea Volley Rubicone Rosa. Ok, stanno arrivando. Eccole qui, vi mettete qui sulla destra del presidente con l'allenatore Michele, qui con noi. Idea Volley Rubicone Rosa, primo classificato, campionato Under 11. Un bel applauso. Una bella foto. Stop, grazie, se no perdiamo la luce. Si preparano a salire sul palco nel frattempo l'Under 12 maschile Dinamo Bellaria Black. Fa caldissimo, è una serata estiva in cui Dinamo Bellaria Black qui sul palco per essere premiata per l'Under 12 maschile. Sempre presidente. Più giovani sono e meglio. Più sono giovani e più siamo della strada dello sport. Le promesse. Eccole qua. Prego, venite sul palco. Venite, 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 venite. Chi è il capitano? Capitani, allenatori, presidenti. Governi.
Bene, allora stanno arrivando i premi. Vi invito a prepararsi il prossimo premiatore, che è il delegato del CONI, Zavatta Rodolfo. E lo invito a salire qui sul palco. Lo vedo, sta arrivando. Una bella fotografia. Molto bene, un bel applauso, tutti uniti, un bel sorriso, complimenti, complimenti. Grazie, benissimo, scivoliamo, nominiamo, anche se sappiamo che oggi non sono presenti i vincitori dell'Under 12 femminile, che è la Consolini 2004, che oggi avevano un'altra festa, quella per la promozione della prima squadra dalla B1 alla Serie A. Quindi purtroppo non saranno presenti, ma un applauso anche per loro. E quindi bene, benvenuto Presidente, le lascio il microfono così per un saluto e poi iniziamo le premiazioni con Dinamo Bellaria. Un saluto veloce veloce a tutti, ringrazio il presidente della Federazione FIFA della pallavolo, mi fa sempre l'onore di invitarmi, non posso che ringraziare, un saluto veloce, poi non porterei via tempo alle premiazioni visto che sono tutti qui ansiosi di sapere, magari lo sanno chi ha vinto, ma di ritirare il primo. Passiamo alle premiazioni. Allora invitiamo qui sul palco l'Under 13 maschile 6x6 Dinamo Bellaria. Dove siete? Dove siete? Eccoli qua i ragazzi. Ecco l'allenatore, è salito anche lui. Molto bene. I due allenatori, certo. Benissimo. Pronti? Coppa. Medaglie. Oh, questo è un pubblico, bravi, bel applauso. Esatto, giustamente lo sapevo, ma è stato un refresh della mia memoria. Questa squadra è anche arrivata seconda nel campionato regionale, quindi un grandissimo applauso. Eh sì. Si prepara per l'Under 13 maschile Dinamo Bianca, premia sempre il presidente. Questo è il campionato 3x3, immagino che i ragazzi tendano ad essere gli stessi. Vi invito a rimanere dietro alla riga bianca, qui di fianco a noi. Eccoli là, credo di aver già visto questi ragazzi, non vorrei dire un paio, sì li ho già visti, un paio sono quelli con le medaglie al collo. E quindi possiamo premiare l'Under 13 maschile 3x3 Dinamo Bianca. Complimenti. Quindi invito a prepararsi le ragazze dell'Under 13 femminile del B-Volley. Ok, ci siamo. Quindi le ragazze del B-Volley dell'Under 13 femminile sul palco. Nel frattempo io accendo le luci verdi del semaforo al presidente Franco Manuzzi del comitato FIPAV di Forlì e Cesena, che è il prossimo a premiare. Eccole là, da questa parte, dietro la riga bianca, fate due o tre file, due o tre inserimenti, stringetevi, sovrapponetevi, avvicinatevi, abbracciatevi, brave. Under 13 femminile, certo. E parte il coro. Un bel applauso per loro. Applauso. Bravo. Grazie, complimenti. Certo, grazie. A questo punto invito qui sul palco il presidente Franco Manuzzi del comitato FIPAV di Forlì e Cesena ed invito l'Under 14 femminile. La squadra è Riviera Volley Rimini Gialla.
Eccolo qui, ecco il presidente. Buonasera presidente, benvenuto. Sì, alla mia destra un saluto ai nostri amici. Voglio salutare tutti, vedo che è una bellissima festa, presto saremo un'unica famiglia e quindi faremo una festa sicuramente ancora più grande. Complimenti a tutti i campioni. Grazie presidente. Quindi qui sul palco Riviera Volley Rimini Gialla, under 14 femminile. Prego. Sono nascosto, sono timide, l'under 14 femminile è sempre un po' timida. Prego, venite qui vicino a noi. Che tifo, che tifo. Avevo visto anche un'allenatrice, eccola lì. Io mi metto qui di fianco al nostro amico. Stringetevi, raddoppiatevi, fate un'unica fila, inseritevi e ritirate il vostro bene amato premio, meritato, meritatissimo. Complimenti, un applauso a Riviera Volley Rimini Gialla per l'under 14 femminile. Brave. Complimenti. Due erano i campionati under 14 arcobaleno. Questo è il campionato in cui ci sono tutte le giocatrici under 14. Lì avvicinatevi al presidente, capitano vicino al presidente, stretta di mano. Allenatore, eccolo qui, ci siete tutte? Si potreste anche sovrapporvi, insomma, anche una di fianco all'altra, quella più grande dietro. Un grosso complimenti, un grosso applauso. Allenatore, non ti si vede, l'hai fatto apposta, lo sapevamo, eh? Ti conosciamo ormai. Un applauso, brave, complimenti. Barbara Bronzetti, consigliere provinciale del comitato di Rimini, a premiare under 14 femminile arcobaleno con 3 fuori quota. Premia Barbara Bronzetti la squadra Riviera Volley Rimini Verde. Un bel applauso. Stanno arrivando tutti, eh? E che abbiamo un traffico incredibile. Beh, Barbara, vieni qui vicino a me. Riviera Volley Rimini Verde. Dove siete? Dove sono? Sono nascoste. Eccola lì, ecco la prima che esce. Una, due. Venite, venite. Avvicinatevi a Barbara dietro la riga bianca. Fantastico. Perfetto, dove siete? Tutte, quante. Eccole lì. Con l'allenatrice e con le allenatrici e il super dirigente. Molto bene. Riviera Volley Rimini Verde, un bel applauso. Campioni provinciali under 14 femminile arcobaleno con 3 fuori quota. Brave, complimenti. Sono dei fuori quota, non fuori quota. Brave, complimenti. Avete fatto le foto? È un applauso? Eh sì, è un gioco degli anni 80, si chiama Scooby-Doo, mischia i fili. Brava Barbara. E le allenatrici, sì, Barbara e tu, dopo. Da, è parte l'allenatrice, giustamente. Eh sì, sì, sì. Bene, vi facciamo i nostri complimenti e nel frattempo si preparano i ragazzi dell'under 14 maschile. Un aiuto dalla regia? Michele? No, niente, li nominiamo solo così loro hanno il tempo di rientrare. L'under 14 maschile interprovinciale è stato vinto dalla CMC Porto Ravenna, ma non sono qui questa sera, quindi facciamo anche a loro un grandissimo applauso. Sono stati davvero molto bravi. Bene, Barbara Bronzetti, rimani qui con me. Si prepara l'under 16 femminile, primo classificato, B-Volley 2000. Ecco le ragazze del B-Volley 2000, campionesse provinciali dell'under 16 femminile. Complimenti. Barbara si destreggia tra le coppe. Miki? Michele? Gentilmente, grazie Miki. Non avete coppa, non avete niente, avete avuto quello che dovevate avere, avete avuto tutto, quindi facciamo una bellissima foto. Barbara, inserisciti con noi per la fotografia. Esatto, esatto. E via, un bel applauso per il B-Volley 2000.
si prepara intanto l'under 16 femminile arcobaleno, prima classificata, Figurella San Raffaele. Barbara sempre con noi. Complimenti, bravissime. Figurella San Raffaele pronto a salire sul palco per l'under 16 femminile arcobaleno. Ci siete o non ci siete? Ci siete o non ci siete? Ci sono, ci sono. Io vedo sempre gli stessi allenatori. Un bel applauso per Figurella San Raffaele, primo classificato. Ah, non ero sempre stesso allenatore, ci sono anche altri allenatori. Bene, vicini, 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 vicini. Poi contiamo le medaglie al collo degli allenatori e chi ne ha vinto di più paga da bere a tutti. No? Bravissime, complimenti. Che bella coppa quest'anno che ha fatto la federazione. Bella veramente, bravi, bravi. Si prepara per il campionato interprovinciale under 15 maschile Riviera Volley Rimini, primo classificato. I campionati interprovinciali sono stati organizzati in base alle squadre, quindi se la squadra era, c'era una maggioranza di squadre, il comitato di Rimini era organizzato da Rimini, in questo caso organizzato da Forlì, premia il presidente del comitato provinciale di FIPAV Forlì, Manuzzi. Presidente Manuzzi, Franco, prego le premiazioni, eccolo là. Un grande ritorno. Under 15 maschile, primo classificato, Riviera Volley Rimini. Un applauso. Di più. È più grosso questo applauso. È uno, un applausone. Pronte? Io e... Sì, under 15, sì, sì. Eccoli là. E inseritevi, veloci. Bene, 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 bene. Siamo pronti. Ecco la coppa, la targa rappresentativa del comitato provinciale di Forlì Cesena. Premia il presidente Franco Manuzzi. Un bel applauso per i campioni interprovinciali under 15. Invitiamo sul palco per lo stesso campionato interprovinciale, però under 17 maschile. Prima classificato Riviera Volley Rimini. Ancora un applauso. Premia ancora il presidente Franco Manuzzi. Eccoli, sono sempre loro? Davvero? Bravi, doppio premio, complimenti. Mentre si fanno le foto di rito, invito sul palco Renata Figari, fiduciario allenatori per entrambi i comitati. So che c'è, sarà velocissima. È vero Renata, velocissima. No, non davanti. No. Complimenti, bravissimi. Campione interprovinciale under 18 femminile, primo classificato Cattolica Volley, premia Renata Figari. Cattolica Volley sul palco. Ci sono, che il palco è così, insomma. Cartellina, cartellina, sì. Eccole là. Campione interprovinciale under 18 femminile. Cattolica Volley. Renata Figari qua sul palco. Allenatore. Sta arrivando anche l'allenatore, che dopo presenteremo in un'altra veste. Complimenti! Prime classificate, under 18 femminile interprovinciale. Grazie, e a dopo, grazie, grazie. Chiamo sul palco il commissario provinciale arbitri Mirko Vandi per la prossima premiazione. Premiamo l'under 18 femminile arcobaleno. Cattolica Volley premia Mirko Vandi. Qui. Ecco le ragazze.
dell'under 18 femminile dell'under 18 femminile arcobaleno. L'allenatore può accomodarti qua vicino a me. Adesso siamo sicuri che Mirko Vandi stia arrivando dall'altra parte. Premi il capitano, grazie a te, sempre dietro la riga bianca, e facciamolo un sorrisone sciolto alle telecamere e ai fotografi. Complimenti al Cattolica Volley per l'under 18 femminile arcobaleno, un applauso dal pubblico. Bravi, complimenti. Sono certo che Renata è ancora qui con noi. Grazie. Complimenti, grazie. Grazie mille Mirko Vandi. Allora, premiamo il trofeo Ruggeri. Ringraziamo la signora Ruggeri, che stasera non riesce a essere qui per dei motivi di famiglia, motivi personali, ma ringrazia, saluta tutte le squadre e le società che hanno partecipato a questo trofeo. Premia il trofeo Ruggeri Renata Figari, fiduciario allenatori per Rimini, Cesena e Forlì. Squadra premiata, Riviera, Volley, Rimini, Rossa. Un bel applauso. Renata è prontissima. Valletta. Forza. Veloci. Eccole qua, ci siete? Riviera, Volley, Mini Rossa, Renata Figari, allenatrice, coppa in mano, coppa al cielo, complimenti! Brave, complimenti! Grazie! E qui. Ci siamo. Renata distribuisce in modo elegantissimo. Grazie mille a tutte. Queste sono per le compagne che oggi non ci sono. Grazie, complimenti. Molto bene, allora io recupero per un istante il centro del palco. Sono finiti i campionati provinciali e interprovinciali giovanili, iniziamo con le divisioni. Invito sul palco Rodolfo Zavatta, delegato provinciale del CONI per Rimini, che premierà la prima classificata della seconda divisione femminile. La squadra è il Riccione Volley. Un applauso a Riccione Volley! E qui le altezze aumentano. Seconda divisione femminile, dietro la riga bianca. No, dove l'unica soluzione è che vi scaliate, qualcuna davanti e qualcuna dietro, è l'unica. Ok, così. Un applauso per Riccione Volley, vincitrice della seconda divisione femminile. Bravi, complimenti, l'anno prossimo in prima divisione. Complimenti a tutti. Presidente Paolo Faini, vieni, devi tornare perché c'è la premiazione per la squadra che ha vinto la prima divisione femminile. Sì, Paolo, è per te questa premiazione. Bene. Ricordiamo che la squadra che vince la prima divisione femminile l'anno prossimo, se va tutto bene, si iscriverà al campionato regionale di Serie D. Se vuoi puoi ricordare che la seconda... Prego, Presidente. Possiamo ricordare che la seconda classificata, che è, se non ricordo male, anzi sicuramente la Cerboli Volley, sta lottando i playoff per la conquista del secondo posto per la promozione in Serie D. Fuori casa domani, cercando di conquistare questa seconda posizione, e per Rimini un ottimo risultato. Allora, invito qui sul palco la squadra del CUSB, il presidente Paolo Faini, vicino allenatori, giocatrici, qualcuna con le stampelle, incidenti di percorso.
c'è anche un bellissimo bambino che è figlio di Elisa. Raggiungete la riga bianca, sovrapponetevi. Tantissimi complimenti per questa squadra che ha vinto quante gare? 21 su 22, giusto? Quindi tutte tranne una. Bravissimi, complimenti. Il presidente premia e la coppa. Niente. Una bella foto tutti insieme. Bravo con la coppa. Un bel applauso. E l'anno prossimo ai campionati regionali. Grazie, grazie. Presidente Paolo Faini, rimani qui con me. Adesso iniziamo la premiazione, la proclamazione delle selezioni provinciali. Allora, invito sul palco la selezione maschile indoor. Facciamo così, invitiamoli tutti insieme, presidente, è la soluzione corretta. Selezione maschile indoor, selezione femminile indoor, selezione maschile beach volley e selezione femminile beach volley, con rispettivi allenatori, secondi allenatori, assistenti e chi per loro, maschietti e femminucce. Presidente. Sì, volevo dire che noi da tradizione come comitato, da quando abbiamo istituito questa festa, diamo un gadget, un pensierino a tutti i ragazzi che si sono impegnati quest'inverno nelle selezioni, che a prescindere dai risultati ottenuti, che fra l'altro sono stati ottimi, abbiamo qui conquistato la Coppa Memorial Mazza, che è la coppa che spetta al comitato, che fa più punti sommando tutte le graduatorie. Diamo un pensiero e un riconoscimento per l'impegno profuso a tutti gli atleti, allo staff e gli allenatori. Ok, invito le squadre a rimanere sempre dietro la linea bianca per aiutare la telecamera. Ancora indietro, 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 indietro. Perfetto. Potreste stringervi anche un altro po'. Molto bene. Ci sono tutti. Selezionatori provinciali. Fabio Magrini, Vittorio Cardone e Daniele Panigalli e tutti gli assistenti, secondi allenatori che hanno contribuito a questi grandissimi successi. Allenatori, inseritevi, io provo ad uscire qui di fianco. Una bellissima fotografia. Facciamo un grandissimo applauso a questi giovani che sono il futuro della provincia. Chi c'è? Chi manca? Chi manca? Chi manca? Presidente. Non so se vi si vede lì. È la consegna dei gatti. Qui c'è qualcuno che non sta rispettando le fila, però ci sono persone alte davanti e diversamente alte dietro. Diversamente alto. Beh, insomma. A scuola. Bravissimi, bravissimi e complimenti. Sono le chiavi di un'automobile. 50 automobili, esatto. Sì, la federazione quest'anno ha voluto essere magnanima. Ringraziamo tutti, fate un bel applauso. Grazie. Allora invito qui sul palco tutti i rappresentanti della federazione, chi ha premiato Rodolfo Zavatta, Paolo Faini, Renata Figari, Barbara Bronzetti. Chi non ha nominato? Mirko Vandi, dov'era Mirko Vandi? Ci siete tutti? Presidenti, consiglieri. Franco Manuzzi, dov'è? Franco, dove sei? Barbara. Eccolo lì, Franco. No, scusa, era. Ti ricordavo vestito di rosso, invece non era. Non era. E Renata, dove sei? Mirko Vandi, dov'eri? Dove è andato Mirko? Mirko, dove sei? Mirko? Sì, sì. Ci siamo? Siamo tutti? Perfetto. Presidente, presidenti, grazie per essere intervenuti a questa serata, grazie per tutto quello che avete fatto. Ringraziamo le società, ringraziamo i giocatori, ringraziamo gli allenatori, i dirigenti. Eccolo, ecco Mirko. Ringraziamo Becky Bay con Edo e Lu. Ringraziamo Icaro TV anche per queste cose. E
Paolo, dove sei? Paolo e Michele, dove siete? Siete anche voi? Dai, un attimo. Paolo, vuoi salutare tutti tu e chiudiamo la serata? Sì, allora, con questo evento chiudiamo, questo è l'appuntamento, l'ultimo appuntamento dedicato all'indoor, però noi come comitato abbiamo un campionato provinciale che abbiamo istituito e qui c'è l'amico Andrea Bonfè che organizzerà insieme al comitato i campionati di beach giovanili under 15, under 17, under 19 e se sbaglio ormai l'ho detto. E l'ultimo appuntamento, ricordiamo che il 18 giugno mi sembra, il pomeriggio, ci sarà per tutti i tecnici un incontro per la spiegazione del software tie break che abbiamo omaggiato a tutte le società e credo a fine mese, non so bene il giorno, ci sarà la riunione finale dell'anno con tutte le società e poi a settembre si ricomincia. Benissimo, vi saluto, grazie a tutti e buona estate. Grazie.